Signori e cavalier che v'è adunati, per sentir cose dilettose e nuove, state attenti e quieti ed ascoltati la bella istoria che il mio canto muove. E vedrete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che mosse il franco Orlando per amore al tempo di recarlo imperatore. E ci siamo nel subbanchiato a Celapieto, che la corte di Parigi adesso vestita in festa, poiché Carlo Magno ha avuto un piccirito, un beddo nutrico, biadu, 8,2 kg, che fa lasciamo, ma non siamo noi sassamantaro siamo, ah, senza babbiare cu figli Carlo Magno, principino. Ora l'avevano vatteato ed erano tutte contiante e stavano preparando un bello banchetto luculliano e Carlo aveva fatto una tregua con la Spagna e così battaglie e battagliamenti non ce n'erano. E s'appresentaro a su banchetto proprio tutti e ora i tavole su apparecchiati, tavole consate, con mennola atturrate, rizzi, patelle e cranci, spennassai e nente manci. Te tu, te io, u benere Dio, ruzzucchero e bicarbonato, vino a tempesta, acqua di scillato, tutto offerto da Carlo Magno Caparè, va confessato. E ci siamo, nel suo banchetto a Celapieto, non ne ora vanno arrivando, da tutti i lati. Vanno arrivando i spagnoli e i francesi, e ci sono i focosi guerrieri di Spagna e i più valorosi paladini di Francia. E poi i cavalieri imbardati da medamigià, nedamigelle, schette e maretati. E c'erano tutti, e c'era pure anche Ferraguto, un gigante spagnolo che per la sua possanza, così come per la sua robustezza, pareva frate Ercole, pareva. Ora, mentre che tutte quante stavano assettando e stavano a divetti, annoiavano brindando. E così si sentì il brindisi di Carlo Magno in primis. Io brindo a voi, signori, e alla vecchiaia faccio il verso. Possa la mia vecchiaia essere occisa, poiché sta sdivacata sopra li vastuna. Prima la cippa mia era sempre tisa, ora invece sta lannunata in capo li vastuna. Pisciare per mia oggi è un'impresa. E quando ci arrenescio mi piscio sempre in nappa, qua sette e qua suona, tutte le rie resta de vettiaro, e allora c'era Orlando da un lato, Rinaldo dall'altro lato, e così Carlo Magno presentò i più valorosi paladini di Francia. Orlando, il cugino del cuore era il nipote del cuore, cugino di Rinaldo, dove ora Orlando era il più valoroso e il più affezionato alla corte di Carlo. Ligio era allo scudo crociato, ma non democristiano. E poi c'era Rinaldo, principe di Montalbano, a capo di 400 latroni, che i latroni ci ricevano in coro, mise ir a riare. Rinaldo, Rinaldo, a rubare. Perché Renaido anticchia tu fai do ciara, ma no, tu fai do tinto, tu fai do buono. Uno canti a ronce posava. Era Rinaldo, era il bello dei paladini di Francia e aveva un pennacchio rosso e grosso. Era beato, pettagnone e curazza, alliante un cavaliere, un galantuomo, e tutte le donne se lo squagliavano a Rinaldo. Orlando invece era un ticchia a così, diciamo, ce lo icco a terra parò e non poteva mai competere con quella spavalderia guascona di Rinaldo. Ma c'erano anche altri invitati. Alla corte di Francia c'era il patrigno di Orlando,
il cognato di Carlo Magno, udite, udite, signori miei, il traditore, il tragediatore Gano di Magonza, cui noto. A così ora, noi picciriddi lo additavamo quando sentivamo parlare di Iddo all'opera dei pupi. E sa storia è bella contarla raccossì, forse rimescolandola con un poco di spirito di patate. E a questo punto c'erano dunque i magonzesi che si credevano alla corte di Carlo persone civili, perché mangiavano tia reve, bevevano nova cili, e mentre casate vittiavano, brindavano, oggi buttiglione romane tutte reone. Mentre casate vittiavano, a un certo punto fece il suo ingresso, si sentì quasi un silenzio, perché fece il suo ingresso una bellissima donna, una principessa splendente era, nelle sue maglie, nei suoi capelli biondi e dorati, in quella sua bionditudine, e ora rimasero tutti a guardarla, a tagliarla, ad ammicciarla. Ora si presentava Carlo Magno con la scollaturina fascia, la mendolina tesa, 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 e tutti ci appizzarono la vista degli occhi, e Carlo Magno fu il primo. Ora sua moglie Berta dal pie grande ce l'aveva caccagnata sotto la tavolata, tenisci, la ti fai riconoscere, ti fai riconoscere, Carlo. E ora nel suo frattempo c'era Orlando che ci diceva fumura ricchi, perché si aveva innamorato a colpo, e forse l'occhio toitto ci aveva venuto un addomenuto a Orlando, ci aveva venuto. Rinaldo allo stesso tempo sentiva il suo cuore ardere, ma anche Angelica nel veder Rinaldo si sentì riscaldare tutta quanta, il tafferugio dentro, fuori e tutta attorno. Ah, che bel pennacchio rosso e grosso era quello di Rinaldo, grossissimo, il più alto di tutti i pennacchi di quella corte. Ora mentre casa divettiavano e tagliavano ad Angelica e pensavano a femmine che hanno concetto, ora pensavano que che sapevano piattare Angelica. A così si dice in nuota, femmine che hanno concetto, come tu paglia quegli se ci vuole il suo yaruco teando. E ora se tagliavano tutte male, puro Ferragutto gigante manciava Rini ebbe manciava, s'avia manciato tutto gli aidino racotti di Parigi. A un certo punto Carlo Magno ci disse: oh Ferragù, vieni qua, faremmo una cosa. Quanto vuoi per dire tenne? Ma che vuole dire, passia, ci disse un gigante. Io sogno a dieta. Se a dieta la cocca, ci disse Carlo Magno. Tutto quello che bene chi so sa mocca. E da così ancora brindavano e mangiavano, sa devette, vanno se pezzoliavano, si solleticavano, si ammicciavano. E Angelica adesso attirava a sé tutte le invidie delle altre, seppur belle dame, ma le aveva già oscurate tutte quante. Era beata come un culo ratta beata. A un certo punto però si sentì dal torrione più alto della corte di Carlo un allarme. Allarmi, 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 paladini, Parigi è assediata dai saracini. E ora gli avano trasenno di tutti i lati, quando che la guardia diede l'allarme. Alzate! Adesso alzatevi tutti quanti, paladini, prendete le armi, Parigi è incordunata, tare tante graissona, alle mura, e così Carlo Magno adesso subito incitava i paladini ad armarsi, e tutti quanti si armarono e andarono incontro, e saracine cagliavano arrivando tutti là,
battimenti che nel suo frattempo presa dalla paura era la bella angelica che ora aveva augurato tanto, almeno così passi a tutti quanti, pigliò e scappò, e allora Orlando la seguì e pensò: dove va la bella Angelica? Angelica, non ti mite! E Angelica scappava, ma non neiava, c'aveva anche un tucchi, perché ci piacevano i tucchi alla bella Angelica, ci piacevano, che se ne voleva stare là in mezzo a quelli merluzzi dei francesi. Ora c'aveva incontro, ci piacevano belli attronzati alla principessa del Catai, buttanesima profumiera assai. Nel suo frattempo Orlando segue Angelica, Rinaldo appresso, Ferragutto, tutti quanti, e lasciano sguarnita la corte di Francia, dove a un certo punto l'assedio di Parigi è guidato dal re d'Africa Gramante, che va all'assalto di una delle tante porte credendola sguarnita, ma che invece da porta sguainita unia la picchiera china resarà china, neanche sia la battaglia. È successo che successero ne un certo punto che ho fatto quel capitan generale di Rodomonte mese per tu te l'ogne cui te vecchie e piccine di donne e uomini ricchi e poveri, e pure per i cugini di campagna ammazzava tutti i scianca ti scedeca tense feleca ti sconcomendate per l'uede e per inquietate. Alla Samurunni ora a Parigi era mi San Croci dai Saracini, e la ritroviamo questa storia in quel bosco degli uccelli dove Angelica era tanto incantata. Angelica ci piaceva il canto dell'augello, quando che in quel bosco ritrovò Rinaldo. Si sentì subito ardere tutta quanta, un solletico nella schina adesso le andava sopra e sotto, quando che Rinaldo scese da cavallo e la abbracciò, e fu un attimo che Orlando da lontano Italeo se n'addonò, e fu tanno che Orlando diventò furioso e compirito e fece un pittoso. Quello che successe in quel momento, Orlando andò da Rinaldo, mise da parte Angelica e ci disse: latrone di un rinale, vide che mai che male. Se tu pensi che con le tue parole potrai forgiare il cuore di Angelica, vide che sbattisse, ricevò tuo cocozzone sbattisse. E così si misero al paragon delle armi, Orlando da un lato, e nel suo elmo adesso teneva un uccello, un'aquila, mentre Rinaldo aveva un leone. Allora si guardarono i due paladini e l'uno disse all'altro: tu Orlando tieni l'aquila, io tengo il leone, vi vado dunque in nutore topazze melone. Io tengo Durlindana, disse Orlando, tu tieni una spada chiamata Fusberta, viva da non tappinara di tua madre Berta. E ci fu una sciarra pacuta. Orlando ci disse a Rinaldo: paro sto paglio che dora zusa, e tu paro signor Bialette che dora la caffettiera, immuruto, muffuto, spingolaro. Allora pigliò Orlando, se levò l'elmo per tagliare a suo cucino meglio, quando Rinaldo lo vide senza l'elmo ci disse: tale che beadu, questa spada impinnata pare una forbice ma l'impinnata. E allora arrivò a cavallo Carlo Magno, e gli aveva galoppanno che ci avevano bagnata a ricchi, prese Angelica, che la causa di quella lite ne era, la tolse e la diede al duca Namo di Baviera. Ma Angelica che ci poteva fare con duca Namo di Baviera, che era un passati cottura 80 anni e pass? Utaleò e pensò: ma chi c'è a me che mi può dare la pensione? No, io con chi non ci posso stare. E fu così che un giorno di notte Angelica scappò in quel bosco, lì dove ritrovò Medoro. Mi piace il tuo odore.
odoro di speziato e di capugliato. E così, signori miei, Orlando ritrovò sugli alberi di quel bosco i nomi recisi di Angelica e Medoro, perdendo il suo senno. Fu per volontà di Dio Padre che Astolfo andò in aiuto al paladino Orlando e grazie a un ippogrifo mandato dal cielo riprese il senno di Orlando per poi combattere a Roncisvalle. E infatti l'ultimo capitolo di questa storia è così chiamato La rotta di Roncisvalle. Ma qui era questa rotta di Roncisvalle? Forse era proprio quella profumiera di Angelica? Signori miei, prima eravamo 5, ora siamo 6, runne ci mangiavano 5, ci mangiano 6. E allora, ora questa storia la contiamo, con spiriti patate e navo già vuota, se vuole Dio, arripigliamo. Abbiamo ascoltato le grandi fantasie sui paladini raccontate in maniera mirabile da Salvo Piparo. Ma questa città, Palermo, ha soprattutto bisogno di un sogno, di un genio che la salvi quanto prima dalla monnezza e da tutte le altre offese, gli altri oltraggi che la perseguitano ormai da molti anni. Ebbene, prendendo spunto dal genio che ha scolpito Domenico Pellegrino all'Orto Botanico, mi è venuto in mente di scrivere i sogni che su Palermo hanno fatto due grandi, immensi personaggi, Borges e Gesualdo Bufalino. Ascoltate. Ascoltati, ascoltati, sentite, 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 gente di sto mondo. Signori miei, ascoltate, un uomo, un tale Domenico Pellegrino, così si chiama, uno scultore di fantastico ingegno, sta per elevare nella città regia e conventuale del Gattopardo un altro monumento al genio di Palermo, l'ottavo. Non bastavano 7 statue già disseminate tra Piazza della Rivoluzione e Villa Giulia, tra l'ingresso del porto e Palazzo Pretorio, fino alla Fontana del Garraffo, dietro Piazza della Vocceria. L'infelicissima Palermo ha ancora bisogno di coltivare l'illusione che prima o poi arrivi un Dio capace di riportare la città con i suoi palazzi, le sue strade, le sue chiese allo splendore del secolo d'oro. Quando i Normanni regalarono al mondo non solo i mosaici della Cappella Palatina, ma anche il Castello della Zisa, costruito al centro di un parco che si estendeva dalle montagne della Conca d'Oro fino al Palazzo Reale, con il semplice scopo di regalare al re e alla sua corte un momento di frescura nei giorni selvaggi dello scirocco. Gli architetti arabi lo avevano indirizzato verso nord-ovest per cogliere ogni filo di brezza marina e inumidirlo con un gioco di acqua e vapori. Lo chiamarono Al-Aziz, lo splendido, e lo circondarono con un giardino lussureggiante, un genuardo che per certe ascendenze islamiche era il giardino delle delizie, il paradiso della terra. Il genio di Palermo è il nome tutelare della città. Un genius loci, complementare a Santa Rosalia, che resta sempre e sempre resterà la padrona. È raffigurato come un uomo maturo, dalla barba divisa, incoronato e abbracciato ad un serpente che si nutre al suo petto. I
monumenti, manco a dirlo, gli sono stati elevati negli anni più neri e sventurati. Quello del Garraffo, il più vecchio, fu realizzato da Pietro di Bonitate alla fine del XV secolo, proprio negli anni in cui Ferdinando II il Cattolico insediava a Palazzo Steri, con la benedizione di Papa Innocenzo VIII, il Tribunale dell'Inquisizione, un flagello. A quel tempo il genio era una sorta di angelo della salvezza. Feste, forche, farina e genio. Un gioco consolatorio, spietato. Un truce romanzo gotico. Ma anche le luminarie di Santa Rosalia, con tutto il rispetto per la santuzza, hanno finito spesso per abbaiare e stordire. E per dimostrarlo basta ricordare la mala sorte che il 14 di luglio del 1933, festa della patrona, prese in contropiede Raymond Roussel, commediografo e profeta dei surrealisti, uno di quei poeti, per dirla col sarcasmo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che la Francia sforna e dimentica ogni settimana. Era arrivato a Palermo cercando ebbrezze africane ed era ospite del Grand Hotel delle Palme. Viveva chiuso nella camera 224 e preferiva stare al buio, in pieno mezzogiorno. Al buio se ne stava, perché, annota Giovanni Macchia, pietoso recensore delle sue opere, gli accecanti raggi che sprizzavano dalla sua penna non venissero attenuati dalla luce del sole. Ma la sera del festino, credendo di andare incontro ad una esotica macchina dei sogni, Roussel si lasciò ammaliare dalle luminarie dedicate alla santa e si avventurò tra la folla della Maria, rapito dagli spavillanti giochi pirotecnici, dai lampi e dalle vampe che si stagliavano al cielo, da Sant'Erasmo a Castellammare, da San Giorgio dei Pisani a San Giacomo dei Genovesi, e si irradiavano fino alla via Macheda, la strada dritta, 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 disegnata dagli spagnoli per fermare con un solo cannone ogni rivolta popolare. Chissà quali fantasmi si agitarono nella sua mente. Sta di fatto che in quella stessa notte si lasciò andare ad un uso smodato dei barbiturici e il giorno dopo fu trovato privo di vita, nudo, su un materasso steso a terra. I fuochi fatui del festino lo avevano stordito e poi straziato. La sua morte rimane tuttora un mistero esistenziale sul quale Leonardo Sciascia ha scritto un libro minuscolo, gelido e affilato come il bisturi di un'autopsia. Atti relativi alla morte di Raymond Roussel. Né luminarie, né fuochi d'artificio, né luci abbaglianti dunque. Palermo ha bisogno, necessità e ha urgenza di scoprire un genio vero che apra le porte di un rinascimento, un genio della creazione e della resurrezione, un genio intelligente, operoso, armato di scienza e conoscenza, battagliero e coraggioso, che abbia il culto del fare e del donare, che sappia ascoltare e dialogare, e che faccia della sua mente il luogo del possibile, non del categorico, della tolleranza e non della tracotanza. Un demone o un angelo, capace di trasformare, come il Lucifero di John Milton, il paradiso in un inferno e l'inferno in un paradiso.
un fantasma tenace, caparbio e orgoglioso, in grado di riversare anche sulle cose più semplici e banali una balsamica rapsodia di luce e di porpora. Sì, ma in quel luogo vicino o remoto, in quale terra promessa si nasconde il genio che Palermo cerca con tanta trepidazione ormai da tanti, tantissimi anni. L'uomo che per primo riuscì a cogliere l'idea di un genio votato alla creazione. Fu un cieco che per tutta la vita aveva cercato l'infinito e l'eternità. Era Jorg Luis Borges, grande scrittore argentino, autore di Aleph, Finzioni, teologo, laico, mistico e miscredente, faro della letteratura sudamericana. Nel 1984, quando arriva a Palermo per ritirare il premio della Rosa d'Oro, racconta di aver sognato in una notte senza tempo, labirintica e forse inesistente, una biblioteca di Babele che nel teatro delle evanescenze gli sembrò Palermo. Ma non la Palermo di Buenos Aires, il quartiere di chitarra e coltello dove lui era nato, no. Ma la Palermo di Sicilia, che gli amici descrivono come la città dove la storia ha assaporato tutte le delizie dell'esistenza. Borges racconta, ma i testimoni si sono dispersi nella polvere delle stelle, di avere udito tra le bizzarrie del sogno il do maggiore che Franz Josef Haydn ha inserito come una foglia d'argento nella creazione, la sinfonia scritta proprio per esaltare e magnificare il fiat lux, il momento in cui il soffio di Dio dipinge il sole, la terra, il cielo, il mare e la sublime normalità dell'universo. Ma racconta anche che nel momento in cui il sogno stava per adagiarsi sulle celestiali armonie di Haydn, il direttore d'orchestra, non si sa come, non si sa perché, i sogni sono fatti così, ha di colpo fermato la musica. Ha bloccato coro e violini ed ha assegnato a Palermo le stesse parole e lo stesso destino che il Talmud ha dedicato alla nascita di Gerusalemme. Dio creò la bellezza e la divise in 10 parti, 9 parti le assegnò a Palermo ed una al resto del mondo. Poi prese il dolore e divise anche quello in 10 parti, 9 le assegnò a Palermo ed una al resto del mondo. Nessuno saprà mai perché Borges abbia voluto rappresentare Palermo come il luogo geometrico della biblioteca di Babele. Forse per riportare ad una dimensione di follia e di smarrimento tutti gli imbonitori, gli impostori, i funamboli e i giocolieri che negli anni si sono attaccati al suo petto con la stessa avidità del serpente che nel monumento di Piazza Rivoluzione si abbevera al sangue del re nudo. Imbroglioni e guitti come Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, nato a Palermo l'8 giugno del 1793, che stregò principi e regine d'Europa, che fu cialtrone illuminista, spiritualista, un debauché d'esprit. Così l'avrebbe bollato Voltaire, a differenza di Goethe, che invece ebbe la sfrontatezza di venire in Sicilia e di ingrottarsi tra i vicoli di Ballarò e pur di incontrare i parenti dello stregone e capirne i segreti che da Parigi a Londra ne gigantivano il suo fascino. O come Giuseppe Vella,
sbarcato a Palermo il 13 maggio 1780, proveniente da Malta. È divenuto abate in virtù di una menzogna saracena propinata come un afrodisiaco ai nobili, prelati ed eruditi di un fantomatico consiglio d'Egitto. Il genio della creazione, invece, è portatore di luce, di musica, di armonia. Lo chiameremo Re Maggiore, come la tonalità inventata da Haydn per celebrare il miracolo della vita. E con quel nome ci ricorderemo di Re Ruggero e di tutti i re normanni che nel loro secolo d'oro inventarono l'impero della bellezza e lo fissarono nei mosaici della Cappella Palatina, nel Duomo di Monreale e nelle mani benedicenti del Cristo Pantocratore. Ma come chiameremo poi il genio della resurrezione che Palermo cerca ogni giorno? Con amore e batticuore per scrollarsi i suoi dolori, per non rimasticare lutti e tragedie, per non piangersi più addosso, per non restare prigioniera dei predicati molesti che la assediano e la stritolano. Forse lo ha intravisto nottetempo Gesualdo Bufalino, il poeta che con Argo il cieco voleva curare una vita infelice scrivendo un libro felice. Nell'estate del 1984, stesso anno di Borges, arrivò da Comiso a Palermo, dove soggiornò per una settimana, dividendosi tra la casa di Elvira Sellerio, la sirena letteraria che lo aveva attirato col suo canto nel vortice dei libri, e quella dell'amico Leonardo Sciascia, lo scrittore che lo aveva artigliato e portato con sé nella sublima arte di battezzare le cose con la parola. La notte del 4 settembre, la sua nostalgia malinconica per Palermo e per le sofferenze vissute in questa città al tempo della guerra si tramutò improvvisamente in un sogno estasiante, ai limiti dello stordimento. Al posto del sanatorio della Rocca, che fu rifugio contro la tubercolosi e centro narrativo della diceria dell'untore, le fantasie della notte avevano mostrato a Bufalino una città barocca, un'architettura di preziosa favola che comprendeva le più belle chiese di Modica, di Scicli, di Noto, di Ibra. Non si sa come e non si sa perché. I sogni sono fatti così. Dentro uno dei palazzi con i muri di sasso, lampanti come verbi di Dio, appare una donna di sovrana bellezza. Se Marcel Proust fosse entrato per un sortilegio in quel sogno, avrebbe scritto che la luce fluttuava nei suoi occhi come un fiore d'acqua, diafana e sensuale, angelica e carnale. Quella donna incedeva con tirannica austerità tra il corteggiamento di 10, 100, 1000 poeti stregati dalla luna, come Lucio Piccolo di Calanovella. Era Nostra Signora della Felicità. E non aveva altro scopo se non quello di spiegare al mondo il miracolo del sanatorio trasformato in un capriccio barocco. Ciò che per un bruco è la fine del mondo, per il resto del mondo è una farfalla. Peccato che un'alba assassina abbia spezzato il sogno di Bufalino. Un sogno fatto a Palermo resta però
la farfalla, da un sanatorio e dal grumo di dolore racchiuso in quelle camerate, spiaccicato tra le pareti screpolate dei corridoi, attaccato alle lenzuola di lettini fragili e traballanti. Come chiameremo il genio della resurrezione che Palermo insegue ed invoca da anni, da tantissimi anni? Lo chiameremo Diedonè, donato da Dio, e quel nome ci riporterà all'orgoglio di epoche lontane, ai re di Francia, ai fasti di Versailles, a Notre-Dame de Paris, alla Ville Lumière, alla Comédie Humaine, a Balzac, agli Illuministi, a Flaubert, a Stendhal, al respiro cupido e ardente delle grandi città. E la grande cultura europea. Favola scritta, favola detta, dite la vostra. Io la mia l'ho detta.